Allora Fabio, sabato una partita difficile a Brescia, sarai titolare, Vitiello appunto ha subito un infortunio, quali sono le tue sensazioni e le tue condizioni fisiche? Ora, le condizioni sono, le mie sono buone, dai, perché quando anche non giochi, che è la cosa prima di tutto che penso il professionista fa, è di tenersi pronto, perché può succedere qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Purtroppo Roberto ha avuto questo infortunio, dispiace molto, cioè uno dice dispiace fino a un certo punto perché giochi te, però Roberto per noi era una pedina fondamentale per quanto riguarda i gol sui calci da fermo, quindi è un'arma in meno sicuramente. Poi sappiamo il difensore che ci dispiace molto, in particolare a me, quindi niente, cercheremo di non farlo rimpiangere più di tanto a partire dalla partita di Brescia. Brescia è una squadra difficilissima, anche perché poi voi dietro dovete affrontare il temibile tridente Nassi o Kaká Caracciolo. Ah sì, sono una squadra che rispetto anche al mercato di gennaio, dove è andato via Savio, non ha perso molto, anzi si sono anche rinforzati e bisognerà dare il 100%, ecco. Più serenità ora nell'ambiente dopo i bellissimi 3 punti di sabato. Sì, un po' più di serenità, una boccata d'ossigeno, però non è finita qui. Le altre dietro sono sempre lì, corrono molto da dietro, quindi anche noi abbiamo ripreso a correre e speriamo di non fermarci qui.